Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi di una challenge che io e mia sorella abbiamo creato. Questa challenge è partita a ottobre perché ci stavamo annoiando e quindi abbiamo creato appunto questi, mi sembra 54 punti, un po' presi da internet, un po' inventati. Questa challenge dura un anno e ce la siamo stampata. Piano piano si sono aggiunte a noi anche delle nostre amiche, tra cui anche Billabio, che ha un canale su YouTube dove appunto parla di libri. Vi lascerò il link di Billabio giù nell'info box. E praticamente la challenge che abbiamo creato è questa. Se volete partecipare, scrivetemi su Instagram, io per mail vi mando il PDF di questo, così potete stamparlo e partecipare anche voi. E all'inizio abbiamo lasciato appunto uno spazio vuoto in modo da mettere la data di inizio e di fine, così tutti possono partecipare. Noi abbiamo iniziato il 26 di ottobre, però se volete partecipare, basta che scriviate la data all'inizio e dura un anno questa challenge. Non si vince niente, è solamente un modo per leggere il più possibile, tutto qua. Quindi vi voglio appunto dire i vari punti e i vari libri che ho inserito in questa challenge. Alcuni li ho già letti, altri no. Vi metto poi una foto qua dei vari libri e partiamo. Allora, il primo punto è vincitore di un premio nazionale o internazionale, e io ho scelto di inserire I Testamenti, che è il secondo volume del racconto dell'Ancella, che appunto ha vinto un premio, quindi ho voluto inserire questo. Nel secondo punto invece è pubblicato da una casa editrice indipendente e io ho deciso di aggiungere La Custode degli Spiriti, che deve arrivarmi in questi giorni. C'era un super sconto, l'ho pagato solamente 2 euro, e è appunto di Fazio Editore, che ho scoperto essere una casa editrice indipendente, quindi ho voluto aggiungere questo libro. Per il terzo punto, Young Adult 11-19 anni, l'ho già letto ed è Alba d'Inchiostro, ve ne ho anche già parlato. Vi lascio poi tutti i vari video, la playlist delle varie letture del mese che ho fatto, e quindi appunto ho messo Alba d'Inchiostro. Altro punto, libro che avresti dovuto leggere alle superiori, ho messo I Malavoglia. Non so se poi lo cambio o no, però in realtà è l'unico libro che dovevo leggere, che poi non ho letto, cioè ho letto a pezzetti. Avevo poi iniziato a leggerlo dall'inizio, ma mi aveva causato un blocco del lettore tremendo, quindi l'avevo un po' abbandonato. Un libro ambientato in America, anche questo l'ho già letto ed è stato uno dei miei preferiti, e si tratta di Antiche Voci da Salem, un libro che io ho adorato, appunto ambientato a Salem in America. Altro punto, che non superi le 150 pagine. E io appunto anche qua l'ho già letto e ve ne ho già parlato, e si tratta del bambino con il pigiama a righe. Una raccolta di racconti è il punto successivo, e io ho inserito Sepolcro, che ancora devo leggere, mentre il punto successivo è dal quale è stato tratto un film o che ne sarà tratto appunto quest'anno, e io appunto ho già letto Bigfoot e i suoi amici, che è un film molto molto vecchio, però comunque è stato tratto un film. Che puoi finire in un giorno, vado veloce perché i punti sono tanti. Io ho già letto Ranch Bacchetta Magica. Quasi tutti questi libri che ho letto in realtà ve ne ho già parlato, quindi non saranno novità. Nel punto dopo invece abbiamo Che abbia almeno 100 anni più di te, e io ho già letto, inserito Canto di Natale. Il punto successivo è oltre 500 pagine, e io ho inserito Le streghe di Mon Valley, che è questo librone gigante che ho iniziato a leggere, sono alla pagina 200, e appunto sono 560 pagine circa. Consigliato da un membro della famiglia, io ho messo Sorcery of Trons, non so se si pronuncia così, comunque il libro è in italiano anche se il titolo è in inglese. Questo appunto me l'ha consigliato mia sorella, lei l'ha letto, è piaciuto, io ce l'ho in ebook e quindi credo che leggerò questo. Altro punto, graphic novel Nonni, già letto, ma a me non è piaciuto purtroppo, ve ne ho anche già parlato, mi sembra nelle letture di dicembre. Poi è pubblicato nel 2021, qua ne ho inseriti due, devo ancora scegliere quale leggere. Li ho
entrambi nei book e sono Piranesi e Cemetery Boys. Devo scegliere perché io praticamente ho un gruppo dove ci scambiamo ebook gratis, quindi in realtà ho accesso a moltissimissimi ebook gratis, quindi questi due appunto li ho scaricati gratuitamente, devo scegliere quale dei due leggere. Il punto successivo invece non l'ho ancora riempito e sono un po' non so cosa scegliere perché il punto successivo è un giallo e io non so se inserire uno dei più famosi di Agatha Christie come 10 piccoli indiani o leggere qualcos'altro. Mi piacerebbe leggere qualcos'altro, ma in libreria non ho nessun giallo e non lo so, se avete qualcosa da consigliarmi, fatemelo sapere che così lo inserisco. Altro punto, con la copertina blu o con qualcosa di blu, non importa che sia interamente blu, basta che ci sia un dettaglio blu. E io ho inserito e letto La Settima Strega, un libro carino, anche questo young adult, forse anche middle grade, però un libro che comunque mi è piaciuto. Poi, primo libro che vedi appena entri in libreria, e qui ce l'ho, che è La Meccanica del Cuore. Nella libreria La Feltrinelli della mia città c'è appunto subito appena si entra il bancone con le edizioni economiche Feltrinelli. Avevo già occhiato più o meno quel libro, fatto sta che una volta sono entrata sapendo più o meno dov'era quel libro, a colpo sicuro ho guardato lì e quindi è stato effettivamente il primo libro che ho visto ed era tra l'altro un libro che io volevo da tantissimo tempo, volevo leggere da tanto tempo, quindi ho inserito questo. Ambientato su un'isola, io ho inserito due sirene in un bicchiere, ma non sono sicurissima che sia ambientato su un'isola, quindi se l'avete letto fatemelo sapere o se avete qualcosa da consigliarmi per sostituire questo fatemelo sapere. Questo appunto è un ebook e ancora non l'ho letto. Il punto successivo invece l'ho letto ed è che è un libro che hai sempre voluto leggere e che non hai mai fatto, La signora Frisbee, che ho letto e che mi è piaciuto tantissimo. Anche di questo è stato tratto un film. Basato su una storia vera, io ho messo Papillon. Non l'ho ancora letto, ce l'ho in libreria, ma ancora non l'ho letto. Anche di questo è stato tratto un film con il protagonista che tra l'altro è belloccio. C'era un film più vecchio, il film nuovo. Nel film nuovo c'è il protagonista belloccio e io ve lo consiglio solo per rifarvi gli occhi. Il punto successivo è che abbia come protagonista un animale e io ho inserito La fattoria degli animali che ho già letto. Nel punto dopo un horror, io ho messo La casa d'inferno che è un horror che io ho già letto, è il mio horror preferito perché è l'unico che mi ha fatto veramente paura. L'ho letto tantissimi anni fa e vorrei rileggerlo. È un libro di Richard Matheson, se non ricordo male, è un libro che è introvabile. Sono contenta di averlo perché è veramente un ottimo horror, almeno da quello che mi ricordo. Il punto successivo è il primo volume di una saga e io ho inserito e letto Cuore d'inchiostro. Poi che abbia come protagonista una donna forte, io ho inserito Il racconto dell'ancella che ancora non ho letto. Nel punto dopo invece ambientato in Sud America, io ho inserito Il giardino di Amelia che è ambientato in Sud America, io l'avevo acquistato con quelle promozioni edizioni economiche Feltrinelli che ne prendi due e paghi 9,90 e questo è il secondo che ho preso. Non ricordo neanche molto bene la trama in realtà perché l'ho acquistato un bel po' di tempo fa. Un libro di un autore italiano, io ho inserito La casa delle voci che ho letto e che insomma. Poi pubblicato nel 2019, ho inserito La nona casa che ho già letto, lo vedrete nelle letture di gennaio e 2019 è stata la pubblicazione in America, mi sembra di aver capito, 2020 in Italia, però comunque l'ho inserito e mi è piaciuto, un bel libro. Poi, che racconti di un viaggio? Io ho inserito Un viaggio chiamato Vita di Banana Yoshimoto, libro che ho letto, mi era stato regalato da Giulia, ma che non è stato il mio preferito della Banana Yoshimoto. Ce ne sono stati altri, secondo me, molto molto meglio di questi. Poi, uno sci-fi, quindi di fantascienza, io ho messo il primo della trilogia Fireboard, anche di questo ve ne ho parlato, mi è piaciuto moltissimo, è una trilogia che vi straconsiglio. Poi, con un pesce nel titolo o nella copertina, io ho inserito e letto Melody, che ho letto in ebook e che mi ha devastato l'anima, però un bellissimo libro.
Poi, con gatti neri in copertina o nel romanzo, io ho inserito e letto Gli amici silenziosi, che si è rivelata essere una lettura, per quanto mi riguarda, bellissima, mi è piaciuto tantissimo. Devo leggere il secondo di questa autrice che si chiama Il filo avvelenato, che però è proprio tutto un altro genere, ma voglio leggerlo. Poi, altro punto, un libro ambientato in una o due case, io ho inserito e letto L'incubo di Hill House. Anche questo se ne parlava tantissimo, ma a me purtroppo non è piaciuto, infatti l'ho anche venduto su Vinted perché non mi ha fatto impazzire. Un libro con protagonista una persona anziana, io ho inserito e letto Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Ce l'avevo in ebook da tantissimo tempo, ne avevo sentito parlare tanto ai tempi. Alla fine l'ho letto, ma devo dire che è stata sì una lettura piacevole, ma per quanto mi riguarda un libro così così. L'ho dato 3 stelle e non mi ha fatto impazzire. Poi un libro con la copertina rossa o con un dettaglio in copertina che sia rosso, ho inserito Non chiamarmi strega. Un libro che ho letto a gennaio, in realtà il mantello della strega non è proprio rosso, ma è tipo amaranto, ma ce lo facciamo andare bene perché quello avevo in libreria. Mi è piaciuto, c'è anche il secondo, ma non credo di comprarlo perché tanto il primo finisce a una conclusione, quindi non credo di andare oltre. Un libro con un corpo celeste nel titolo o nella copertina, ed io ho inserito Monacre, non so com'è che si pronuncia, Monacre, ci hanno fatto anche un film, un libro che io ho da tantissimi anni in libreria che non ho mai letto, che è giunta l'ora di leggerlo, perché appunto ha una luna, mi sembra, in copertina, quindi ho voluto inserire questo, perlomeno lo smaltisco un po'. Poi, un libro il cui titolo inizia e finisce con la stessa lettera, io ho inserito un altro libro che ho in libreria da anni, ed è Il mulino dei 12 corvi. Anche qua non mi ricordo più di che cosa parla, e quindi è giunta l'ora di leggerlo, perché ce l'ho da troppo in libreria e ho inserito appunto questo. Poi, con un nome femminile nel titolo, ho inserito Patricia Brent Zittel, anche questo libro che ho da un bel po' in libreria e che anche qua è giunta l'ora di leggerlo, e quindi ho appunto approfittato di questa challenge per leggere anche questi libri che veramente sono in libreria da anni, non da uno, non da due, ma anche da 5-6 anni. Poi, il punto dopo, di uno scrittore deceduto, io ho inserito e letto Lettere da Babbo Natale di Tolkien, un libro carino che ho letto a dicembre, mi è piaciuto, un libro molto dolce che vi consiglio, soprattutto ovviamente nel periodo invernale di Natale, che abbia nel titolo un termine in lingua straniera, e io ho inserito e letto Wilder Girls, un libro che non mi ha fatto impazzire, mi aspettavo tantissimo ma un pochino mi ha deluso, anche qua ho dato 3 stelle, copertina, edizione del libro bellissima, ma dalla storia mi aspettavo di più, poteva essere secondo me migliore. Poi abbiamo 2 punti che io non ho ancora scritto perché non so cosa mettere. Uno è che parli di librerie o biblioteche, o comunque che sia ambientato in una libreria o in una biblioteca, e non ho inserito niente, quindi se avete qualcosa da consigliarmi scrivetemelo, che così lo inserisco. Poi, con un colore nel titolo, non ho inserito niente anche qua, anche se in realtà avrei red, blu e green, mi sembra, che è una trilogia, quindi potrei inserire Red, che mi sembra sia il primo, ma non volevo mettere una trilogia, volevo mettere un libro autoconclusivo, e quindi ancora non ho messo niente. Se avete qualcosa da consigliarmi, consigliatemi anche qua. Ambientato in un periodo natalizio, ho inserito e letto Fuga dal Natale, anche qua un libro che mi aspettavo di più, ma invece è stata una lettura piacevole, ma niente di più. Da una lettura da 3 stelle, anche il film, per quanto mi riguarda, è un film da 3 stelle, c'è di meglio, e quindi niente, vabbè, però l'ho letto. Poi, con un bambino protagonista, io ho inserito L'amico immaginario, che è un libro che ho da un po' di tempo in libreria, ma non so se metterci Giro di vite, però non l'ho ancora letto, ma mi sembra, se voi l'avete letto fatemelo sapere, che in Giro di vite i protagonisti siano 2 bambini, quindi volendo potrei mettere quello, fatemi sapere se è così. Ambientato durante una guerra, e io ho deciso di metterci Il sentiero dei nidi di ragno, un libro che ho da tantissimi anni in libreria, che avevo letto alle medie e che non ricordo più, che vorrei rileggere. Che ha un cuore, un diamante, un bastone, un fiore nella copertina, ho deciso di mettere Beastly,
Bestly, non lo so, comunque tanto vedrete la copertina, anche questo l'ho ordinato, mi deve arrivare, pagato 1 euro, però appunto ancora non l'ho letto. Il punto successivo, un Dark Academia, e io ho inserito Vita Nostra, che anche qua non ho ancora letto, ma non vedo l'ora di farlo perché mi ispira tantissimo, quel libro mi sta chiamando, quindi appunto credo che a breve lo leggerò. Poi, bestseller anni 90, ho inserito Jurassic Park, un libro che è un ebook che non ho mai letto e che ho deciso di mettere questo perché non saprei quali altri libri posso inserire. Fatemi sapere se avete altri spunti. Poi, chi hai visto sullo scaffale di qualcuno e ho inserito Tenebre e Ossa, un libro che ha mia sorella nella sua libreria e che mi ha regalato per Natale, quindi ce l'ho anch'io e ho inserito questo. Poi, con copertina in bianco e nero, ho inserito Lois la strega, però ancora appunto devo leggerlo, ma comunque ha una copertina in bianco e nero. Poi, che tutti sembrano aver letto tranne te, ho inserito Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché io non l'ho mai letto, ho letto un po' in qua e là a scuola, ma non ho mai letto, l'intero libro, quindi è giunto il momento, anche perché ho comprato una bellissima edizione e quindi vorrei leggerlo. Poi, un libro regalato, La vita invisibile di Eddie LaRue, che ho letto e che mi è piaciuto molto. E non so se ve ne ho già parlato, ma mi sembra di no. Lo vedrete nelle letture di gennaio. Poi, un libro di Halloween, ho inserito e letto Grimorio, un libro bellissimo esteticamente, di contenuto secondo me un pochino meno, ma che comunque mi fa piacere avere in libreria proprio perché è una bella edizione. Con la copertina verde o con qualcosa di verde in copertina, ho inserito Veleno d'inchiostro, che ho già letto e appunto anche di questo ve ne ho già parlato, fa parte appunto della trilogia Cuore d'inchiostro. Poi un retelling, io ho inserito L'incanto di Cenere che ho già letto, ve ne ho già parlato ed è appunto un retelling di Cenerentola che devo dire mi è piaciuto anche molto. È stata una bella lettura, scorrevole, piacevole e che vi consiglio. Un titolo lungo 10 lettere, Mezzanotte ho inserito, è un libro che ho già letto, ve ne devo parlare nelle letture di gennaio, un libro che per quanto mi riguarda orribile per vari punti e ve ne parlerò poi meglio, però secondo me è veramente un libro da bruciare. Poi ho inserito Tre Jolly. Allora, i primi due Jolly che ho già letto sono Firebird numero 2 e il numero 3, che appunto ho già letto, così ho concluso la trilogia. Io ho poca memoria, mi scordo molto facilmente le cose, libri letti, film visto, cosa ho mangiato, qualsiasi cosa, nomi non ne parliamo, e quindi quando inizio una trilogia voglio anche finirla, perché altrimenti mi scordo tutto. Quindi appunto la trilogia l'avevo iniziata e l'ho anche finita. Il terzo Jolly è Le streghe di Astor Haig, anche questo, letto a gennaio, anche di questo ve ne parlerò, un libro che si è rivelato una lettura piacevole, e che comunque vi consiglio. Quindi questi sono appunto i punti della challenge che abbiamo inventato io e mia sorella. Ripeto, se volete partecipare scrivetemi su Instagram mandandomi l'email, trovate il link di Instagram giù nell'info box e così vi mando appunto il documento da stampare e non importa se non riuscite a leggere tutto, chi se ne frega, si fa così per passare il tempo. Altra cosa, dei libri che vi ho citato troverete giù nell'info box appunto tutti i vari link affiliati ad Amazon. Per voi non cambierà nulla, non ci sarà nessun sovrapprezzo nei vostri ordini, ma semplicemente io guadagnerò una piccola percentuale che appunto mi aiuterà con il canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!